E bentornati al telegiornale della Piana Fiorentina, prodotto in collaborazione con i comuni della Piana. Vediamo insieme il sommario. Lastrassigna, metà marzo si corre la Lastrense. Sesto Fiorentino, lavori in corso in via Machiavelli. A Calenzano, Municipium, tutto il comune in un'app. Signa, agevolazioni mensa per gli alunni fuori sede. Campi Bisenzio, è tempo di carnevale. Iniziamo questo numero del nostro telegiornale della Piana Fiorentina dalla Strassigna e dalla ciclo storica La Lastrense. Il percorso si svilupperà per le strade intorno a Firenze su tre itinerari. Il più lungo sarà di 76 km con un dislivello di 1350 metri, quello medio di 47 km e un dislivello di 544 metri, il più breve di 36 km con un dislivello di 350 metri. È la prima edizione della ciclo storica La Lastrense, dal nome e in omaggio dell'omonima società sportiva degli anni 20, nella quale hanno militato tra gli altri negli anni anche Franco Bitossi e Francesco Casagrande, promossa dal gruppo sportivo 3M in collaborazione con il comune di La Strassigna e dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione delle Signe Nesti Pandolfi. Una gara a pedalata libera su strade bianche e asfaltate attraverso panorami suggestivi di forte interesse turistico, culturale e ambientale nei territori di La Strassigna, Montelupo Fiorentino, Scandicci e Montespertoli, con transito nel castello di Monte Gufoni e di Villa Caruso Bello Sguardo. L'appuntamento è fissato per domenica 15 marzo con partenza dal centro storico di La Strassigna per questa prima edizione che ha tutta l'aria di diventare un appuntamento fisso, valida anche come prima prova del Giro d'Italia d'epoca. Noi siamo partiti con il piede giusto perché è già rientrata in quello che è il circuito importante della ciclo storiche. Infatti è la prima tappa del Giro d'Italia d'epoca e è una tappa della Coppa Toscana, ma fondamentalmente noi come amministrazione ci siamo subito buttati su questa iniziativa e quindi collaboriamo fortemente, anzi in osmosi con l'associazione, perché crediamo nel valore che può avere questa occasione nel portare turismo alla Strassigna, perché chiaramente faremo vedere a chi viene da fuori quanto siamo vicini a Firenze, quanto appunto siamo vicini alla zona del Chianti, motore diciamo della bellezza toscana. La ciclo storica vuole essere una festa per tutta la Strassigna e i territori limitrofi e quindi da sabato 14 marzo saranno allestiti in piazza Garibaldi vari stand e verranno organizzate iniziative e attività collaterali. I punti di ristoro con prodotti tipici toscani saranno disseminati in varie tappe del percorso, così da rendere la ciclo storica anche pedalata gourmet. E passiamo a Sesto Fiorentino, alla seconda fase dei lavori per la risistemazione dell'asse viario di via Machiavelli. Un investimento di 775.000 euro per risistemare l'intero asse viario. Sono ripresi i lavori per la riorganizzazione della direttrice Viale Machiavelli Viale della Repubblica. È la terza fase del cantiere che dovrebbe chiudersi nella prossima primavera estate. Finalmente stiamo iniziando a vedere l'assetto viario. Penso che l'intervento di sicuro interesse potrà trovare il suo compimento prima dell'inizio dell'estate. Di particolare rilevanza la realizzazione del collegamento con l'anello ciclabile Alfredo Martini, che permetterà di collegare anche il Parco dell'Oliveta di fatto al centro della città e a tanti luoghi importanti di questo territorio, non ultimo il Palalilli alle nostre spalle. Si vedono già le predisposizioni per la nuova piantumazione che verrà realizzata compatibilmente con i tempi di cantiere. Siamo pienamente soddisfatti di come sta procedendo il cantiere, nonostante un meteo non favorevolissimo, contiamo di rispettare al pieno il cronoprogramma. Investimento importante di oltre 700.000 euro con un cofinanziamento regionale appunto per la realizzazione della pista ciclabile. Il progetto contempla il rifacimento di marciapiedi e strada per migliorare radicalmente sicurezza, fruibilità e decoro. Adeguati i sottoservizi e realizzati
un nuovo sistema di illuminazione pubblica e un nuovo percorso ciclabile tra Viale Ariosto e il Parco dell'Oliveta. Cambiate anche le alberature con i pini sostituiti dai cipressi. E spostiamoci di pochi chilometri a Calenzano. Il comune lancia l'app Municipium. Una semplice app da scaricare sul proprio smartphone per inviare segnalazioni al comune e navigare comodamente tra le informazioni che più interessano. È attiva Municipium, l'ultima innovazione tecnologica del comune di Calenzano, che fornisce ai cittadini uno strumento snello e intuitivo per entrare in relazione con gli uffici comunali. Abbiamo battezzato oggi l'app Municipium, che è un'app dedicata alle segnalazioni che i cittadini possono fare per quello che trovano sul territorio, per dare suggerimenti anche all'amministrazione comunale. E quindi da oggi invitiamo tutti a fare un po' meno uso dei social e quindi di Facebook per segnalare le cose a noi dell'amministrazione comunale di Calenzano. Per fare una segnalazione basta entrare nella sezione segnalazioni dal menu e seguire le indicazioni. Si può scegliere l'area di interesse, inviare una domanda direttamente agli assessori, geolocalizzare la segnalazione e inserire fotografie. Una volta inviata, la segnalazione sarà assegnata all'ufficio competente e il cittadino potrà seguirne l'iter fino alla risposta finale e quindi alla chiusura. L'app è scaricabile per Android e per Apple, ha una sezione info utili con i link alle aree più importanti del sito del comune e una per la protezione civile, con le allerte meteo, i numeri utili da chiamare, le notizie riprese dall'analoga sezione del sito, il calendario degli eventi, la sezione rifiuti con i calendari della raccolta porta a porta, il glossario, i contatti per il ritiro degli ingombranti, i punti di raccolta sul territorio. Nella sezione mappa si trovano i principali punti di interesse, di attesa e ricovero per eventi di protezione civile, con la possibilità di navigare sulla mappa per avere le indicazioni per raggiungerle. Accanto a questo, un rinnovamento da qui al prossimo, tutto il 2020, di quello che è il sito internet del comune, tutta la parte tecnologica e software dell'amministrazione, che magari non si vede ma che è importante perché poi diviene tutto collegato e integrato, e siamo contenti che sia noi dell'amministrazione, della giunta, il sindaco, il vice sindaco, ma anche tutti gli uffici abbiano, diciamo, investito in questo, perché ci crediamo davvero tanto. A Signa invece si parla di mensa scolastica e delle agevolazioni per gli studenti fuori sede. Il bando scade il 29 febbraio. Per gli alunni che vivono a Signa ma studiano in un altro comune, l'amministrazione comunale ha pensato di istituire delle agevolazioni per la mensa scolastica. I requisiti per accedere al contributo sono scaricabili dal sito del comune. L'avviso è rivolto ai minori residenti a Signa con almeno un genitore o tutore che esercita la potestà genitoriale, che frequentano una scuola primaria statale o paritaria situata fuori dal comune di Signa. Per accedere al contributo, che è a domanda individuale, l'ISEE aggiornato anno 2020 non deve essere superiore a 30.000 euro. E chiudiamo il nostro telegiornale con il Carnevale di Campi Bisenzio. Le sfilate e le manifestazioni sono già iniziate, ma la particolarità del Carnevale di Campi Bisenzio è quello di coinvolgere l'intera comunità. Le iniziative sono organizzate dalle varie associazioni del territorio, che quindi collaborano tra loro e hanno accettato di mettersi in un programma comune. Questo significa che la comunità c'è. 8 eventi in tutto il territorio comunale, a partire dal prossimo a San Donnino, che si concluderanno l'ultimo giorno di Carnevale. La società di campi è mobilitata per realizzare il Carnevale, per avere una presenza di feste, di iniziative un po' in tutto il territorio. Sabato prossimo sarà la volta di San Donnino con una festa in piazza,
e poi proseguiranno tutti gli altri. Un carnevale di tutti i cittadini che ha come sfondo Campi Bisenzio. E è finita anche questa edizione del TG della Piana. L'appuntamento è al prossimo numero con i servizi della Piana Fiorentina.